Bentornati. È passato un po' di tempo dagli ultimi video che ho fatto, sono video di lettura di un testo che è la scienza occulta nelle sue linee generali di Rudolf Steiner. Qual è la difficoltà per chi mi ha seguito? E per chi cercherà di seguirmi, ma soprattutto poi andrà a seguire, secondo me, altri. Io mi metto qui come un tappetino di entrata a quello che più mi preme, quindi a un'osservazione interiore a carattere spirituale che possa evadere dall'attualità, dalla fisicità, dalla materia, ma quello che ho trovato estremamente interessante e risonante in me dell'antroposofia è che non vuole farti evadere dalla materia per andare a semplicemente sognare la vita migliore che ci sarà dopo questa fisica, ha un suo ritorno essenziale e un suo perfezionamento di frequenza con la vita di tutti i giorni, quella di tutti, fatta con tutti i suoi problemi. Legati soprattutto alla nostra epoca, chiaramente qui viviamo e qui siamo ad andare avanti con i nostri grandi conflitti. Ora, purtroppo, purtroppo in questi giorni ho dovuto dare una mano a mio papà e non ho avuto tutta la dedizione che avrei voluto nel portarvi poi una lettura o comunque, come dire, la mia interpretazione di ciò che è stato scritto da Rudolf Steiner. Questo perché, vabbè, portare mobili poi mi faceva tornare a casa veramente esausto e ecco, come spesso accade nella vita di tutti, nella nostra grande routine di uomini liberi, in catene invisibili davvero, quando affrontiamo la vita in modo metodico, ma comunque anche poco presente, avviene quel meccanismo, se avete seguito dall'inizio il primo video, per cui si fa davvero fatica a rimanere connessi con se stessi, con un proprio dialogo, con una propria questione. Cioè, il punto è anche questo. Tutti noi abbiamo un dialogo interiore, tutti noi abbiamo, grazie alla grande evoluzione del nostro fisico, del nostro cervello, abbiamo un continuo dialogo su mille questioni, sui mille problemi quotidiani, se si ha una famiglia e un lavoro, dove poi c'è annesso uno spostamento, l'interazione con tante persone, ecco, si arriva poi a casa esausti. Ora, io ammetto bellamente questo fatto, cioè perché mi sono un po' dedicato a queste letture, a questi temi, perché la mia vita progettuale, tornando sempre al vecchio video, cioè la mia scalata della piramide, con tutti i suoi compromessi
che andavano un po' contro la mia direzione animica, così la voglio un po' definire, mi facevano capire che nonostante lo stipendio che avevo, quindi ecco, magari adesso vivo con qualche centinaio di euro al mese, mi accontento di un sacco di cose. Ecco, non è che sono uno da 110 milioni di like su Twitter, cioè su Twitter, scusate, su Instagram, sui social, perché non sono un prodotto che racchiude l'immaginario, no? Chiaramente un ragazzino che vede me dice: ma che devo diventare come te? Ma neanch'io sarei voluto diventare come me. Ciò non toglie che sono felice adesso, sereno di essere come sono riuscito a essere, la persona che sono e che cercherò di essere, no, nel tempo. Ora, dicevo, la difficoltà quindi è di dedicare un po' di tempo a se stessi. Prima perché siamo un po' ignari, cioè quindi nel periodo in cui noi, nella nostra società, dovremmo avere tanta libertà per dedicarci ai grossi, grandi temi, grandi quesiti che stanno cucinando qualcosa dentro di noi, questo bollore che poi va a sublimare nella testa, c'è una frase che stende chiunque, no? Io sono. Io esisto. Ma dove esisto? Ecco, portando i mobili non sono riuscito a dedicarmici tanto. Torno a dire che le letture di Steiner sono estremamente complicate. Torno a dire che anche se vado nel concettuale o meglio, provo a portare esempio e a farmi un po' tramite della lettura di alcuni testi per portare certe questioni, resta il fatto che è naturale per me, con tutto il rispetto e anche l'attenzione, leggervi delle questioni su cui poi magari uno può anche andare a dibattere, e allora dice: ok, adesso qua vado a ruota libera su questi concetti, faccio i miei collegamenti, figlio del mio tempo, ma non posso venire e dirvi: ecco cosa dice Steiner. Innanzitutto perché è complicatissimo, cioè si chiama scienza occulta. Riesaminiamo un po' questo discorso. Una scienza dello spirito. È un fisico teorico, un grande scienziato, si mette a ridere e dice fantasticherie, eccetera, eccetera. Tra l'altro mi sono arrivati dei messaggi anche di quanto sia stato deriso Steiner o di quanto venga derisa, tra virgolette, anche l'astrologia. Vedete, è naturale, siamo figli di quest'epoca. E questo Steiner, tra l'altro, lo dice anche, c'è da dire che in ogni suo libro, che spesso è complicato perché sono un insieme di conferenze stenografate magari da qualcuno che gratuitamente si prestava, quindi con qualche errore nella traduzione, testi di 100 anni fa. Ecco, leggere Steiner non è semplice. Io voglio dire, ecco, magari si possono leggere tanti libri, i classici tomi incredibili, che so, penso a Dostoevsky, ma Dostoevsky, cioè, in tutta la sua complessità, i suoi nomi, le sue questioni, le sue pagine, è estremamente semplice nel raccontare, semplice, occhio, è perché io lo adoro, Dostoevsky veramente. Però intendo, è scienza dell'occulto, quindi lui approccia
col meccanismo del mondo scientifico, dell'osservazione scientifica di ciò che è visibile, fisico, nel naturale, con quella che è la sua esperienza occulta. Occulta perché? Non perché è nascosta, volutamente o tenuta nascosta, ma fa sempre un po' fatica a uscire fuori, e perché richiede una dedizione, e perché, questo stando a quello che dice Steiner, ci sono dei metodi per arrivare a comprendere i mondi sovrasensibili. Ora, io sin dall'inizio mi sono posto nei termini in cui, ecco, delle volte mi sono sentito chiaramente pazzo, delle volte mi sono sentito chiaramente un idiota, perché staccarsi dal gruppo non è mai semplice, non è mai semplice. Però fortunatamente sono anche un eretico, ho preso una mia decisione su tante questioni, quando non mi sono andate bene l'ho sempre detto. E quindi sono stato eretico anche nel concetto religioso, ho diventato ateo, agnostico, poi ho cominciato a percepire cose, poi mi sono interessato agli alieni, poi ai fenomeni sciamanici, cioè io esistevo e cazzo, qualcosa non quadra nella semplicità con cui tu mi... allora, quindi probabilmente ho dei seri problemi. È possibile, caro amico, che io sia totalmente fuori di testa e ascolti, quindi scritture di cioè legga libri no, di persone ultra, mega, iper fuori di testa. Però dove voglio arrivare subito come concetto, comunque a difendere una lettura di Steiner, piuttosto che l'interessamento ai mondi sovrasensibili, piuttosto che... perché è così, dico, ma se torno indietro e vado dal me 25enne, 20 anni fa, e gli dico, caro amico, con i dread, metallo pesante, scopare, bere, festa, fanculo, e gli dico, guarda che ci sono queste questioni, prova a leggerti sto libro, ecco, me lo tira dietro e si va a fare una birra, anche giustamente. Questo perché? Perché appunto, dicevo, nell'età in cui tu potresti, dovresti interessarti a certe questioni, il mondo ti rapisce con tutte le sue emozioni, le sensazioni che ti deve far provare, la scoperta di ogni cosa, e poi capita normalmente che arrivati a una certa età, figli o meno, un po' per distacco sociale, un po' per cambio di cultura, per quello che noi possiamo aver provato, e adesso le generazioni si staccano, non so, prima si... mio bisnonno e mio nonno avranno avuto più o meno la stessa vita, più o meno, dico, mio nonno e mio padre direi di no, tra me e mio padre c'è un paio di mondi, ma adesso ogni 10 anni è cambiato qualcosa. Bene, quindi c'è un'età per ogni parte di te, e non dimentichiamo quindi che siamo qui a fare esperienza, e se siamo qui nel concetto dell'antroposofia e di tante altre visioni, siamo qui quindi per fare esperienza, cioè è fondamentale essere vivi, essere qui, essere in questa dimensione. Però è chiaro che quando oggi esco, E non è più come un tempo dove esco, becco tizio, ci facciamo la partita alla play, poi vado da Caio, due birre, poi che ne so, ci provo con quella, oppure becco la mia ragazza, oppure
Facciamo le salsicce, ok. Mi sono un po' rotto, ma vedete l'usura dell'emozione, l'usura del piacere, ne fa perdere un po' di efficacia, no? È un po' come, che ne so, è capitato di provare, magari la cocaina, che ne so. Certo che io, che ne so, ho una canna, ecco. Ancora adesso se mi faccio un tiro una canna, wow, ho un attimo di. Ma se tu continui, 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 perde l'efficacia ogni volta che fai quella cosa. Ed è anche reale, vero, perlomeno io alzo la mano per me, mi chiamo presente al fatto che è stata una bellissima, bellissima e continua festa la mia vita da ragazzo, quindi feste, alcol, prova questo, fai il ballo, fai questa impresa, tuffati da lì, fai questa corsa in moto, cioè c'era proprio la ricerca ossessionata, coraggiosa, perché gli eroi sono tutti giovani e belli. Verso questo mondo di sensazioni. Quindi è naturale che sia così. Non sto dicendo che è naturale che ti devi fare 100 raglie di coca, sto dicendo che non c'è nessun giudizio su quello che tu senti di fare, c'è sempre da mettere da conto che ci sono scelte, che quello che fai può avere delle conseguenze. E poi, chiamiamola così, c'è la buona sorte. Quante volte a te è andata bene e a qualcuno è andato male? Quante storie ci sono di gente che è rimasta sotto per un francobollo chiamato, no? In discoteca, per un incidente a luci spente con la moto, per tutti questi meccanismi in cui cercavamo di andare al limite. Vado al massimo, oggi faccio e vado a gonfie vele. Bene, allora, ripeto, tutto questo periodo noi lo passiamo a vivere le nostre sensazioni, le nostre emozioni, poi andiamo avanti, poi si presenta questa vita progettuale, poi a un certo punto, per me e per tante persone come me o vicine a me, c'è il non senso di quello che siamo. Siamo un meccanismo estremamente imperfetto, progettato, pieno di difetti, di casini, cioè, e siamo a un punto dell'evoluzione in cui siamo molto fuori sync, secondo me, con la nostra coscienza a riposo. Cioè, questo mondo ci va bene perché quasi lo odiamo ogni giorno. Vaffanculo, quello con lei, le rocche palle, non andare a prendere mio figlio, che e il vicino mi rompe i coglioni. E quindi viviamo senza comprendere certe questioni, ma quando si cade nell'abisso, quando c'è veramente il dramma, quando muore qualcuno, quando muori tu dentro perché perdi qualcuno, perché perdi un amore, perché la tua pianificazione crolla, non farai mai quello, sei sempre sentito destinato a fare quello, perché ecco, quando comunque ti trovi in ginocchio con te stesso, ecco, io ripeto che succede questa cosa, secondo me, con due distinti momenti, quindi c'è il crollo e quindi tutta la baracca che cercavi di tenere su va giù. Quindi la disperazione, il dolore, quando passi quella fase ti ritiri su come una casa giapponese con carta e legno, rimetti su esattamente l'essenziale di quello che sei e lì comincia l'interesse a queste questioni. Cioè cominciano in te a nascere le sensazioni che ti portano alla voglia di comprendere. Chiaramente qual è il primo grande difetto? È che quando magari la vita era più dura, più
più breve e anche più spaventosa, alcune di queste domande venivano subito, usu capite, prese dalle religioni. Quindi nel dramma c'è sempre chi poi, come la Chiesa, che io chiaramente non approvo ad oggi, ripeto, penso che nel corso dell'umanità, per quello che siamo stati, siano anche state forse essenziali, perlomeno in un certo momento. Ma come dico sempre, è anche vero che i gruppi poi prendono la tua personalità, la ributtano in questa grossa egregora, no? In questo grosso schema che ti dà forza e che però ti fa perdere l'io, cioè l'io come la vedo, come la vede il mio gruppo. Da qui la difficoltà di qualsiasi dichiarazione, cioè, che ne so, adesso chi se ne frega, anzi adesso siamo proprio all'eccesso, magari accenno anche queste cose per la mia visione, non sono qua a dar giudizio su niente e nessuno, per me puoi davvero fare quello che vuoi, cerca di non far male agli altri per quanto ti è possibile, perché poi ogni giorno tutti noi facciamo un po' male a qualcuno. Un po' perché forse si deve nel gioco del karma, però ecco, fai quello che vuoi, basta che forse cerchi di metterti un attimo nella strada di essere un po' migliore rispetto a ieri, rispetto a un anno fa, rispetto a tanti anni fa, nel rispetto al tuo. Però questo è un dibattito che oggi è difficilissimo. Quindi ho cominciato a immaginare di nuovo questo incontro con questo me che mi vede, che vado in giro, quindi non esco più, che vado a fare ogni giorno, per me è uguale. Cerco di capire le cose che devo sbrigare, sono un disastro a casa, già che se devo fare un bucato, ecco, non sono una persona molto, molto organizzata, dedita. Quindi ecco, il mio karma con questo. Però vabbè, diciamo, vivo nel mio mondo, mi sta bene. E mi sta bene anche uscire con questo mio libro in mano e ficcarmi in un angolo, perché ho bisogno del mondo. Io ho bisogno, sono troppo felice che adesso abbiano finalmente riaperto. Perché sono 2 giorni, 3 giorni, 5 giorni che quando esco col libro finisco a fare 2 chiacchiere con qualcuno. Mentre prima uscivo e se il locale era chiuso mi ficcavo su una panchina tra colombi e anziani ammutoliti. E vabbè, mi andava benissimo e andavo avanti con le mie letture. Quindi sono anche contento di questo barlume di ritorno al normale. Però diciamo che chiaramente se devo vedermi da fuori, ecco, non sono sempre pronto a ficcarmi nelle situazioni come prima. Che ne so, mi ricordo che anni fa ero sempre a fare 1000 aperitivi, per forza ridere, a trovare la battuta, la questione, partecipare alla vita in quel modo. Adesso mi annoia, ma non perché, ecco, poi c'è questo altro punto, a me è stato detto che sembra che me la tiro, che non è questo, credetemi, cioè se mi conoscete, secondo me, ecco, se mi conosceste comunque, potreste rendervene conto, ma sono talmente interessato a questi temi che ho bisogno di approfondire, ho proprio la voglia. E c'è da dire anche questo, che mano a mano che vado avanti con queste questioni divento meno divertente, meno partecipe. Cioè prima, Patrick, vieni, diciamo una cazzata, magari c'è il commentino pungente su qualcuno, magari c'è la voglia di
esagerare da un certo punto. Insomma, non vuol dire che non lo faccio più, vuol dire semplicemente che cerco, o meglio, quando mi capita e lo sento, scelgo i momenti in cui mi va di bere 4 bottiglie di vino con 3 amici, uscire e tornare a casa storto, sorridente e felice. Ma se nella vita comunque mia piuttosto piatta rispetto a quella che avevo prima, che era sveglia, sei in macchina, roba, attraversa mezza Milano, vai 12 ore, TV, torna, PlayStation, cannone, ecco. È perché le domande che continuano a bollire dentro di me, che vanno a sublimare, se poi non trovano risposta anche nella materia, nelle questioni, nelle intuizioni, nei pensieri. Ecco che se mi mancano quelle questioni lì, la mia vita perde un po' di senso, quando invece faccio altro. Altro inteso non che se ti stai applicando a qualcosa di davvero importante, cioè quando faccio il resto che è futile. È così, non vado più volentieri a unirmi a ogni gruppo, ogni cosa. Non è giusto, perché bisogna partecipare, bisogna essere. E non è solo l'età, la schiena, ma sballarmi per sballarmi non va bene. E qual è il punto? Qua vi spiego perché. Perché nel fare questo io vado a influire su delle questioni interiori. E un po' mi allontano. Se ho dato 2 bracciate, immaginate che sono sulla mia zattera, nel mio oblio, e vedo terra lontano, lontano, e do 4 bracciate ogni volta che leggo una pagina e faccio un ragionamento o vivo un'esperienza, quando poi, che ne so, ci sono gli attimi normali in cui sono triste e me ne vado al bar. E divento felice grazie a 10 bicchieri di prosecco. Non me ne vogliono i baristi, quindi continuate a bere piuttosto che in allegria, in compagnia, perché è importante vivere queste cose, essere. Ma dico io nella mia condizione, se arrivo e mi faccio 10 bicchieri di prosecco, mi nasce la gioia. Io sono uno, ecco, c'è chi ha la ciucca cattiva, non vedo l'ora di menare le mani. Io sono uno che sono pronto a mettermi in mutande, correre, salire sui pali. Non è un problema per me se ti faccio ridere, se ti coinvolgo, sono quel genere di persona lì. Ma quando torno, poi quando torno a casa, comincia un lento vuoto, il down. È lo stesso effetto che mi fanno delle droghe. Il down. Quindi c'è una forzatura chimica che altera ciò che sto vivendo e maschera la mia vita e allontana certe questioni. E il down poi è molto più difficile da portare via. Quindi sono una persona che fa estremamente difficoltà. Ho passato periodi in cui ero triste, ho bevuto tutte le sere, grandi risate, mi sono fatto le mie avventure, ma di quelle 50 serate in 4-5 mesi probabilmente mi sarei goduto 5, 6, 8, 10 di queste serate e avrei fatto meglio in realtà a bermi un bicchiere d'acqua, un caffè e cercare di tornare alle mie questioni e anche poi per le persone come me, di dedicarmi magari a far uscire qualcosa, perché quando tu fai uscire qualcosa, non è importante secondo me se è un libro o un pomodoro, quindi se segui quella passione, tornando al vecchio discorso, tu ritrovi il senso dell'esistenza in quello, e quello rafforza il tuo spirito. E quando tu hai un coraggio interiore, sei propenso
aprirti a certe questioni, a certe domande. Quindi, avete presente, in tanti film ci sono quei personaggi estremamente reali che sono tutti strafatti, mega wow. Poi capita una situazione in cui sono completamente a pezzi, disintegrati. Perché succede un po' così, no? Quando tu hai la forza, attingi la forza da qualcosa che è fuori di te, ma è sempre qui, diciamo, nel fisico, è un'alterazione. Quindi per affrontare certi temi di sicuro bisogna essere tranquilli. Ora, il me di 25 anni fa non era assolutamente tranquillo, era tranquillo perché doveva essere spavaldo, doveva essere valoroso per piacere, per essere accettato, perché diciamo le cose come stanno, se negli anni 90, che ne so, eri gay. Contro la violenza, ogni tanto non appartenevi a qualche gruppo per prendere di mira il più sfigato e quindi toglierti tu, anche se poi ho fatto mille rivoluzioni per difendere il più sfigato del gruppo, e come ricompensa poi sono stato preso pure per il culo dal più sfigato, ma lasciamo perdere. Non ce ne frega niente, non è importante, tempi andati, esperienze fatte, è giusto così. Nel bene e nel male, ma ecco, ero terrorizzato da certe questioni. Ora, ecco, dicevo, a vedermi che cammino con questo libro, ogni tanto mi fico in un bar. Mentre il mondo si muove in sottofondo con i suoi dialoghi, i suoi discorsi, arrivano due persone e cominciano a parlare dei problemi perché la collega è una stronza che ha sbagliato e l'altro perché questo e quell'altro. Poi arrivano anche quelli veramente che fanno dei discorsi quasi inarrivabili per me, nel senso di accettazione, logicità, partecipazione. Col sorriso quando vengono chiamati dal genitore, mentre io ancora, ecco, sto scardinando anche questo, no? Quando mi arriva la chiamata che adoro i miei genitori, però ecco, quando mi arriva la chiamata da mio padre, drizzo le antenne perché forse devo andare a portare dei mobili e già mi girano i coglioni, ma non c'entra niente, io amo mio padre, amo tutto. Tutta la sua voglia di vivere. Io in quel momento odio me perché non ho quella semplicità nel partecipare, nell'accettare. Quindi vi dico questo perché poi torniamo con questo discorso, magari a un concetto del karma, ma vi dico anche questo perché è vero che siamo anche in un'epoca. Vi ho detto che secondo me abbiamo passato l'oscurantismo della religione, quindi il rogo, le streghe, bruciare, eretici, se tocchi il nano, non so, avete visto diversi film, se tocchi il nano ti appendo il testicolo, ecco. E quindi magari figure come Dante, eccetera, hanno scritto di questo in un modo, no? Camuffato per... Però... Non potevi metterti contro la macchina, perché la macchina riusciva a catechizzare, o meglio, a fare col suo metodo di formazione, agendo sulla paura, no? Pentiti, cioè c'era questa vera, come dire, voglia di brutale di costringerti e marmoria, cioè non c'era un suggerimento, no? Io apprezzo sempre perché poi tutto il percorso che mi ha portato qui e rimanendo nella certezza del dubbio, perché io posso dirvi che tante cose risuonano in me e io oramai vedo dei meccanismi applicarsi, sento delle sensazioni interiori, certo, no, no, non posso condividerle con ognuno di voi, quindi non posso avere la controprova scientifica di tutto. Questo mi fa rimanere in un ragionevole dubbio, quindi la assoluta certezza del dubbio deve essere fondamentale per essere anche rispettosi anche di quest'epoca. Quindi
quindi io sento delle cose, però cosa mi fa stare bene di questo? Che al punto a cui sono, perché non ho di certo le visioni, le esperienze dell'osservazione dello spirito come può averle avuto Steiner, ho avuto delle mie esperienze che mi hanno poi fatto arrivare qui, ma ecco, se io tolgo da me, se tolgo da me tutto quello in cui, non voglio dire credo perché non mi suona mai bene, ma che risuona in me, se io tolgo tutto questo, non cambia la mia attitudine alla vita. Cioè, non importa poi se tutto quello a cui mi interesso è esattamente come viene descritto qui o come, ma il meccanismo della vita a me risuona anche nella semplice vita terrena che c'è ora e che chi lo sa. Cioè, risuona in me il fatto che ci rincarniamo. Non ci rincarneremo perché la verità non sarà questa? Ho i miei fortissimi dubbi, ma non importa perché sono sereno nel vivere la mia vita. Questo però non toglie che ci sia un valore in tutto quello che secondo me viene esposto qui e il modo in cui risuona. Torniamo a questa visione di me che vado sempre in giro con sto libro. Qual è il grande problema? E quindi vi invito, torno a Fight Club, regola numero uno del Fight Club, non parlare del Fight Club. Non parlare del Fight Club. E vi spiego perché sempre, perché si fanno i danni. Perché se prima, dicevo, gli eretici erano quelli con le proprie idee e andavano contro un meccanismo, un sistema che si era formato e che aveva formato in ognuno dei, come dire, catechizzati una forma di controllo, allora ecco, la prima volta che qualcuno sfuggiva c'era il giro di voci, la confessione al prete, le questioni, andavano, lo pigliavano. Ora, un po' come succedeva in America se diceva quello è comunista e finivi, no? Guarda Chaplin che fine ha fatto anche lui, però. Adesso siamo in un'epoca che Steiner, ripeto, riconosce e dice anche che è essenziale questo passaggio. Siamo nell'epoca scientista e qui adesso faccio girare le palle a un sacco di persone che non vogliono aprire la mente semplicemente per prendere il concetto di scientismo. Vi ho detto che siamo un po' fuori sync. Ora, mettiamo un attimo in stand-by il fatto che siamo nell'epoca scientista. Anzi, no, siamo nell'epoca scientista, quindi, ripeto, se vado in giro così, mi sembro un mezzo predicatore matto se ogni volta vado a parlare con a qualcuno di queste questioni. Ma la prima cosa che mi accorgo è che tanto non funziona. Ora, io non voglio andare, credetemi, non voglio andare in giro a parlare di queste cose perché dico, ah, ti devi convincere, è così. No, no. Vado nei posti e sento, oh, hai visto quella macchina, fai 320 e noi 315. Oh, hai visto quella gnocca, è alta 1,80 m e non 1,78 m. Oh, hai visto quello che ha guadagnato 1 milione e non 800. E io arrivo e dico, ma in voi risuona questa cosa del karma? Ecco, c'è subito... Perché? Perché c'è stato tutto il disastro necessario, ripeto, no? della Chiesa, di tutto il meccanismo che ha reso poi la religione... questo meccanismo, no, di potere, questa macchina di potere spietata. Quindi torniamo anche a quelle questioni, poi magari arriveremo a capire se andremo avanti.
ci sono delle influenze, cioè quando c'è un meccanismo di potere, le persone che vivono nel fisico, nella morte finita, nel concetto quindi della paura, hanno bisogno di controllare e vanno in bulimia, ripeto, ecco, sono quelli da 50 raglie, vogliono 50 milioni, 50 donne, 50 macchine, non sono tutti così, ma il meccanismo che adesso si vende è quello lì. È quello lì. L'ho visto l'altro giorno, me l'ha fatto vedere un amico, il video di questa che si piazza, so, 10-15 strisce di coca e... ci avrà avuto l'età di mia madre, no, forse una sessantina d'anni. Ma non giudico quella persona, non me ne frega, ma quello poi gira, c'è le... ecco, vedete? Mi continuano ad arrivare i pornetti, quelli che poi alcuni fanno ridere, alcuni sono meccaniche, ma... e non voglio perché sono quello, io ci rido, mi fanno ridere, mi fanno piacere, ma sono diventato un po' più noioso, mi distacco da queste cose. Questo già è una cosa che fa paura, quindi se tu sei eretico nel mondo, quindi se non parli di motori, figli a calcio, io vabbè, un po' di calcio sono appassionato, lasciamo perdere che sono romanista, quindi. Però a me piacciono queste cose, mi piacciono il giusto, cioè quando mi vedo quella partita importante nell'anno me la vivo, me la godo, mi seguo le questioni, ecco, non spendo tutta la mia vita per andare allo stadio a comprare cose della mia squadra, ma poi fallo, non è un problema quello. Dico che si fa fatica a tornare nel sociale in questi gruppi e comunque questo diventa anche un po' pesante per me, perché mi accorgo che... scusate, viene vissuto un po' come un rifiuto. Avvicino che forse viene vissuto un po' come un rifiuto. Oh padre, vieni a bere con noi. No, guarda, mi bevo un caffettino. Se vuoi farti due chiacchiere, che... ma anche perché tutte le volte che poi vado lì e dico, com'è ragazzi, faccio il brinze, mi accorgo che sono dentro di me talmente sereno e attento, accorto a quello che dico, a quello che provo, che tutte le malignerie che ci fanno spesso sorridere non mi fanno più così sorridere. Allora capisco che sono un attimo in una frequenza che non mi appartiene in quel momento, quindi un po' mi isolo. Con tutto questo discorso lunghissimo arrivo alla questione che nella visione che si può avere di me sono una persona che se la tira, che pensa di sapere, non so niente, mi sto interessando, ho il dubbio come tutti voi, poi magari viene spesso rimandato, no? Questo dubbio sulla vita, io esisto. E siamo nell'epoca in cui la scienza ti dice, certo tu esisti perché il sangue circola, il cuore batte, questo, quell'altro, e fuori i pianeti, ed è sempre, no, il come, non il perché. Il dibattito mio interiore è sempre sul perché. È vero che tante persone che ho trovato attive nel mondo, funzionali, sono, cioè un po' i vincenti, un po' quelli... non hanno tante questioni dentro di loro, che non vuol dire che siano più o meno sviluppate di me a livello spirituale, non c'entra niente. Però nelle persone che hanno un po' questo dialogo interiore sono un po' viste come i rami secchi del darwinismo, mettiamola così. Mi è capitato a volte, no, di dire a un amico che conoscevo un tempo, che era sempre quello che l'impresa con la moto, e lui tirava i calci di rigore, sempre segnava, e nelle questioni era sempre scafato, e vabbè, una persona che poi volevi anche essere un po' tu, perché lui sembrava sempre un vincente in tutto quello che faceva, no? Però nelle confidenze... ci si trovava e diceva, ma tu non parli mai con te stesso, non ti... no, ecco, questo è
mi ha sempre fatto sentire chiaramente un po' diverso, quindi ripeto, probabilmente sono un po' diverso. Però è vero anche che poi quella persona, nel mio caso, non voglio dire tutti, ma quella persona nel mio caso si è sempre spinta oltre, magari è arrivato a derubare qualcuno, magari per prendersi le sue cose, magari il rapporto con i suoi genitori, cioè io non sono mai stato, cioè ne ho fatti di casini, però ho sempre cercato di con questo dialogo interiore che vogliamo chiamare magari come la scintilla dell'interesse spirituale, della comprensione, ho sempre poi cercato di ritornare, quindi di ritornare su quello che ho fatto, perché avevo questa spinta dentro di me, non c'è niente da fare, quindi è chiaro che poi quando leggo queste cose comprendo il meccanismo che mi porta a questa spinta, allora mi interessa, mi risuona. Solo che, ripeto, a leggere Steiner è come prendersi un libro di scienza, devi studiarlo, perché lui va talmente nel particolare e vuole farlo con quel metodo proprio per sfidare un po', se vogliamo, la stessa scienza. Perché adesso la questione è questa, siamo passati dalla Chiesa allo scientismo, allora che cos'è lo scientismo? Lo scientismo è l'inevitabile progresso che abbiamo avuto fino a un certo punto su tante questioni, secondo me fondamentale sempre per la nostra evoluzione, quindi ogni cosa come nella sua vigliaccata anche la Chiesa lo è stata in principio e poi è diventato qualcosa che ha dovuto essere scardinata, no? Una cosa che è dovuta crollare, la scienza si trova adesso al suo apice. Io mi interrogo sempre su questo progresso, però, perché secondo me il progresso passa attraverso la scienza e non solo con l'intelletto, non solo con l'intelletto, ma chiaramente con la saggezza. E la saggezza è mancata anche alla Chiesa. Si è voluto imporre e secondo me adesso siamo proprio qui, siamo nel mezzo della scienza che vuole imporre a tutti i costi. Ora, nessuno, boh, voi fatelo, io non metto in discussione la medicina, non metto in discussione la ricerca, non metto in discussione, ma vi ho fatto quelle letture. Vere o no, ma comunque anche concettualmente, già solo filosoficamente, ma a me risuonano, quindi comprendo molto questo meccanismo, perché ci sono anche medici oggi che sono comunque di carattere spirituale, che poi sono quelli che spesso vengono boicottati dallo stesso sistema, perché sono eretici a questo punto di questo sistema di religione scientifica. Quindi semplicemente tu mi puoi spiegare come funziona il cuore, ma perché ti batte il cuore? Tu non me lo puoi spiegare. Me lo puoi spiegare perché ti batte il cuore? Ho capito che muori quando non ti batte più il cuore. E grazie al progresso abbiamo inventato un meccanismo che mi può tenere, no? Che so, bypass cose varie, se ho dei problemi mi può tenere sotto controllo, mi può aiutare. Abbiamo inventato, giusto per liberare e rianimare le persone, è tutto fantastico, nessuno discute quello, ma quando vi dico che siamo fuori sync, è che il progresso che stiamo facendo, lo stiamo facendo adesso, che è esponenziale, non in modo saggio. Lo stiamo facendo sempre presi dall'ego, dalla prepotenza, sempre da questa corrente. E qua andiamo proprio su entità per me, ma che fa parte di tutto il gioco della nostra evoluzione, che come passa attraverso la Chiesa e quindi arriva a dare alla testa e a far comandare, quindi creare quello che deve creare, adesso siamo in questa condizione qui. Cioè
Mi permetto solo questo accenno perché, però, scusate, sempre, voglio dire, quando vado in giro con questo libro e se mi fermo a parlare con qualcuno e gli dico, ma guarda, io, sai, penso questa cosa, lui mi dice, sai, è morto questo tizio, oppure ho fatto il vaccino, io poi non riesco a non tirare fuori i miei argomenti, quindi cerco di rimanere lì nel limite, fare la battutina giusta. Alle volte però mi dimentico e faccio l'errore, no? Parlo del Fight Club e in quel momento chiaramente le reazioni sono tipo... E poi si guardano che non sanno cosa dire e ti ridono in faccia, no? Però dico ancora questa cosa e poi arrivo a un meccanismo pensiero, ma... Mi ritrovo un po' a difendere, pur non sapendo se è realmente così, mi ci sto interessando, è un percorso lunghissimo, difficilissimo, ci sono decine, forse centinaia di libri da leggere sulla questione, va bene. Però perché mi trovo a difendere la mia libertà nell'interessarmi a queste cose, alla scienza dello spirito? Perché non mi è stata imposta. La scienza dello spirito ti dice non parlarne a nessuno se qualcuno si interessa. E capisci che c'è un interesse, allora puoi interagire. Ma te lo devono dire un po' le questioni. Ma se tu vai porta per porta, come un certo gruppo religioso, ma non ho niente contro queste persone, però se tu vai porta per porta e rompi le palle come quello che vuol vendere l'aspirapolvere, ecco, meglio l'aspirapolvere, cioè ne hai bisogno, magari hai i soldi per comprarti il folletto, fallo perché è un buon aspirapolvere, ma tra l'altro ho diversi amici che ci lavorano. Quindi, oh, al massimo vi puliscono il tappeto, però fateli entrare, offritegli un caffè, poveracci, vedete questo meccanismo del lavoro come non funziona. Poi, dov'è il progresso? Cioè, dov'è oggi il lavoro? E io vado nella zona che mi dici tu, ultimo entrato, mi pago la benzina se riesco a vendere quello che... Ma dov'è la tutela? Ma tutto quello che è stato fatto prima, che è crollato. E adesso siamo in questa situazione. Ma... Vabbè. Però voglio dire che poi la reazione più allarmante l'abbiamo con i nostri amici, le nostre persone, perché proprio ti guardano e ti dicono: tu sei fuori di testa ormai. Perché tu ti stai interessando solo a questo, solo agli alieni, solo alle robe. E io rimango sempre sgomento perché c'è una questione in particolare, no? Ma tu, dico tu. Scusate, ho questo amico che adesso mi ha mandato 500 messaggi. Ogni tanto c'è il dinder. Allora, la forza, dicevo, nella libertà di interessarsi a questi argomenti, poi pigliate l'argomento che più vi frega, ma ecco, non è Scientology. Ok, io ci tengo a questa cosa qui, perché Scientology, secondo me, è un po' la ricicciata di tutti questi grandi concetti, di chi li ha avuti di prima mano per altre questioni, e si è voluto creare un business che si è fortificato e adesso se tu ci entri come una setta, quindi non è neanche sbagliato quello che forse dice, tra virgolette, nel loro modo, travisando, cioè mascherando, o comunque... Però dove sta la libertà? C'è tutto un circuito che ti vuole far entrare, che ti convince, poi ti vuole far allontanare dagli altri. No, vedete qual è la questione? Io leggo queste cose, se mi allontano da certi meccanismi, io non mi allontano dalla gente, dalle persone, e ho piacere ogni tanto a tornare e magari fare anche il primo dei bagordi, no? Cioè, però, se mi dicessero o ti avvicini a Steiner e ti allontani da tua madre, da tuo padre, che non... Ma siete fuori di testa? Siete fuori di testa? Ecco. Quindi, senza pensare che in tanti probabilmente vorrebbero entrarci un po' per risolvere le proprie questioni, perché sono un po' quelli attratti, no?
Ora ripeto, non voglio in realtà poi neanche infierire, cioè è sempre questione di scelte. Ti dico solo, documentati molto sul fatto di Scientology, poi se tu ci credi, se ti fa bene, se dare tutti quei soldi non ti costa niente, di tu sei felice, sei la persona migliore, così? Fallo. Fallo. Però, ecco, non abbiate paura di me col mio libro, perché no, non voglio catechizzare nessuno, io semplicemente cerco dei concetti, cerco di comprendere la mia esistenza, l'esistenza di tutti, cerco di comprendere perché ho questa voglia di rispettare tanto gli esseri umani, le idee altrui, gli animali. Perché ho rismontato e rimontato e rismontato e rimontato e finalmente cercato, insomma, almeno progettualmente, di comprendere cos'è l'amore. Senza le paure e le ossessioni. Ok? Ecco, quindi non è Scientology. Quindi quando mi sono trovato, e che ne so, e prima parlavo degli alieni, delle cose, con tutte le cialtronerie che puoi beccarti, perché chiaramente quando tu parli di qualcosa che non vedi, che non c'è, che non è tangibile, se poi non ci guadagni denaro, no, figurati. Ecco, diciamo che le persone che non sono assolutamente allineate al tuo pensiero, e giustamente, per fortuna sono così, ognuno ha il suo percorso, queste persone però ti vedono come un matto, un invasato, anche se sono tuoi amici, no? Non stanno lì a palleggiare il tuo discorso, comunque nel gestirlo, no? Perché ci sono persone che non credono assolutamente, magari le questioni a cui mi avvicino, ma hanno una loro visione, hanno una loro percezione, hanno una loro storia da raccontare. Dicono sì, è una coincidenza, guarda, è capitato anche a me, ma per me è una coincidenza. Non, è un po' come quando parlo a un amico e lui è, io sono vegetariano, lui è carnivoro, e io, sai, gli dico, no, perché, sai, sento questo, ma lui non è che mi dice, ma sei pazzo, no, perché l'animale è lì, me lo devo mangiare. No, lui mi dice, guarda, io non sento quello che provi tu, e piglio il maiale, me lo apro, me lo lavoro, me lo mangio e me lo godo. Io non ce la faccio. L'ho fatto, non ce la faccio adesso. Man mano, vedete che diventi più noioso, più ma è una cosa che torna, perché sono pezzi che rimetti dentro di te e non hai più bisogno di certe questioni, cioè. Magari questo amico qui non ha neanche un feeling col cane, coi gatti. Io quando vedo un cane, ma quando vedo un cavallo, una mucca, cioè la tocco, la guardo negli occhi, ma nessuna bistecca sarà mai così buona per me. Ma non vuol dire che sto giudicando te, e ci possiamo arrivare a un dialogo. Però con altre persone che hanno totalmente un'altra. Quindi non una risonanza con questo e neanche un dialogo, hanno proprio una dissonanza, scatta un meccanismo che karmicamente poi non va neanche bene, perché poi stimoli la paura. Allora, queste persone, più tu gli parli, più diventi uno di Scientology, o diventi comunque uno di una setta, o comunque sei un invasato, e hanno il terrore, no? Quindi non voglio entrare in discorsi complicati. Però adesso c'è una questione che io devo risolvere con me e già nella mia famiglia, perché sto sentendo parlare in giro sempre, no, di bisogna mettere l'obbligo vaccinale. Allora, siate liberi di pensarla come volete, e se deciderete dell'obbligo vaccinale, io farò da eretico la mia rivoluzione personale, quindi tu sei libero di fare quello che vuoi. Io non me lo voglio fare. Non me lo voglio fare per 100.000 motivi che non sto a dirvi qua, perché non voglio fare la lotta su questo. Mi baso semplicemente sul concetto, ok? Siamo nell'epoca scientista. Non vuoi farti il vaccino? Tutto lo strumento dogmatico della situazione, della catechizzazione, vede in te il pericolo, tu sei il pericolo, e allora tu non dovresti avere più nessun diritto. Quindi magari vengono anche dette frasi poco cordiali, e
Io vado in giro, metto la mascherina anche se non me ne frega niente, la metto per rispetto delle persone, chiedo sempre se entro nei locali la metto, se sto camminando da solo non la metto, perché proprio già c'ho, mi viene l'ansia, il fiato, sto a metri dalle persone, per favore. Chiaro che quando vedo uno che corre al parco con la mascherina a 10 metri da un essere vivente, dico, non stai facendo bene a te stesso, secondo me, eh. Poi se gli scienziati ti dicono che stai meglio così, non lo dicono neanche loro, o se lo dicono mentono. Però la sensazione che abbiamo adesso è del panico generale su questa questione. Quindi non sono qui a dirvi non vi vaccinate perché io vi dico cosa scelgo per me. E vi dico che però c'è questa cosa, vedete quanto siamo a un'epoca veramente totalitaria, perché fa molto ridere questa cosa. Tutta la mia famiglia ha avuto il Covid. I miei genitori 70 anni, la famiglia di mio fratello, quindi 45-50 anni, i figli. Sono stati male 3 giorni, 6 giorni, una grande influenza. Tutti preoccupati perché cazzo dice il Covid, comunque è qualcosa che c'è. E comunque che è piuttosto forte rispetto a una normale influenza, soprattutto se hai una certa età e soprattutto se hai patologie. Quindi io avevo il terrore per i miei genitori. Ho avuto anche un attimo di terrore, non terrore, però di pensiero scuro anche su di me. Perché una volta ero sdraiato sul mio divano, una 500esima sigaretta. Ho avuto un attimo una specie di aritmia, c'è da dire che faccio questa vita, cioè ho quest'età, non è che vado a correre, non vado in montagna, cioè non è che Covid, non Covid, fai questa vita, ecco, non è che sei messo benissimo, ma ne sono consapevole e cosciente, no? Però vabbè, diciamo che cavalca un po' questo meccanismo. Però la cosa che adesso mi fa molto ridere è che tutti hanno fatto il Covid, della mia famiglia, intendo. Chiaramente se avete avuto delle perdite mi dispiace profondamente, sono sincero, eh. Non sto lì a dire che non ti sono morti di. Probabilmente molti hanno avuto una complicazione dovuta a. Però ecco, magari mi baso sulle. È chiaro che se tu adesso prendi le percentuali oggi mi dici, ma vogliono il 3% degli infetti, quindi vuol dire che su 8 miliardi il 3% sono questi migliori. Ti dico, ma non è così. Cioè, tu non hai fatto il tampone a tutti. Quando c'è stato il Covid, sai cosa mi aspettavo io? Sapete? Ho detto, adesso chiudono tutto, blindano tutto, va bene, perché non sai cos'è, non sai come trattarlo, arriva questa roba, abbiamo visto 100.000 film, 100.000 questioni. Ho detto, ok. Adesso ci chiederanno di fare il tampone tutti. E nessuno poteva farsi il tampone quando voleva. Abbiamo dovuto far passare i mesi, poi chiudere, riaprire, poi casini. Adesso te lo puoi fare a pagamento. Ma il punto è, ma quanti hanno avuto davvero il Covid? Perché se tu dici, vabbè, su questi tamponi i morti sono il 3%, allora facciamo così. Ecco i dubbi della. Che io pongo, magari mi sbaglio su questa cosa, però vabbè, ho questa visione. Dico, ma se io faccio il test a 3 persone e 3 persone muovono, sono positive e muoiono di Covid, allora il Covid uccide il 100% dei malati. Ma secondo me, se ti hanno detto che dovevi lavare le buste di plastica e le scarpe e cambiarti e disinfettare tutto, già i primi giorni, dopo 2 settimane che questo virus era arrivato come notizia e già girava probabilmente da mesi, o comunque da settimane, e appena facevi così lo passavi, ma hai voglia il giro che ha fatto e quanti sono i contagiati, secondo me. Ok? Cioè tu hai fatto 100.000 tamponi e hai questi morti, ma guarda che i malati sono molti, cioè gli infetti sono molti di più e tanti secondo me non se ne sono neanche accorti. Quindi porto questa dimensione numerica dalla mia prospettiva, porto
anche un'altra questione che anche il fatto per cui ho litigato anche con un caro amico perché lui mi vede sempre un po' come un eretico, quindi però io amo questa persona, vaffanculo quello che posso dire, ti saluterò a distanza, parleremo al cellulare, non è un problema per me, però che necessità hai di bloccare tutta l'economia, tutta questa economia, che necessità hai di bloccare tutta questa economia fino a che non fai il vaccino a tutti? Ecco, questo è panico per me. Perché io alla mia età, comunque, ne ho 45, non sono un giovanotto, sono rari i malati di Covid, cioè i morti per Covid di quest'età, no? Ma adesso stanno partendo con i vaccini per i neonati. Perché? Perché se no adesso si sta scoprendo anche questo fatto. E prima ti dicono che se fai il vaccino sei sicuro, poi no, hai una schermatura, poi gli chiedono i dati non glieli danno, gli dicono vedremo tra 2 anni come sono andati e capiremo i dati. E intanto noi stiamo... cioè non è che a me fa paura il vaccino perché... No, non voglio seguire quel discorso che è anche possibile, no? Delle nanotecnologie. Avete visto le calamite adesso? Se attacchi la calamita, alcuni dove hai fatto il vaccino. Insomma, io non ho paura del vaccino, ma sai perché? Perché non ho più paura. Cioè, sono pronto. Voglio vivermi la mia vita, voglio andare avanti, continuare con i meccanismi, comprendere, fa paura invecchiare, fa paura rimanere soli, tutto quello che... Ma sono pronto, perché secondo me c'è una logica in tutto. E se devo morire di Covid, muoio di Covid. Se mi obbligheranno, mi faranno un TSO e mi ficcheranno sto vaccino e moriremo tutti per il vaccino, morirò per il vaccino. Magari, ecco. Penso anche che siamo anche un po' co-creatori, quindi c'è anche questo concetto, no? Sarà magari come vogliamo crederla, quindi io però sono sereno, non mi fa paura il vaccino, però analizzo le questioni semplicemente per la mia logica e mi faccio resistenza di un sistema che secondo me sta volgendo a un collasso economico. Sta volgendo a un collasso economico per quale motivo? Perché non abbiamo mai aperto gli occhi realmente sulla realtà economica. Ecco, io anche qui parlo con qualcuno, ma non puoi attaccare il capitalismo, le robe. Allora, togliamo tutti gli ismo, le questioni. Però, il classico vecchio schema del 20% o il 2% addirittura di un 20% che possiede tutto quello che ha il mondo in termini di... ecco, dobbiamo un attimo ragionare su queste questioni, perché quando uno è stato bene nell'America degli anni 50-60 o noi negli anni 70, cioè quando uno sta bene, sta sfruttando qualcun altro, intendo. Nella storia degli esseri umani, quando qualcuno sta bene, c'è un poveraccio dall'altra parte. Cioè, anche noi, e non ci siamo resi conto, quindi nel mio discorso sempre non puoi toglierti dall'equazione, cioè, se noi abbiamo avuto la vita che abbiamo avuto negli anni 80-90, e quindi grande Italia che senti sempre dire eravamo i numeri uno per questo, eh? È vero, tutto quello che volete, intanto inflazioni, robe, ci stavamo indebitando, intanto, però dall'altra parte nel mondo per un meccanismo c'è qualcuno a cui viene sempre rubato tutto e magari che viene utilizzato anche per sperimentazioni, no? Cioè, e il tuo bel diamante lo ha preso un bambino che si infila nel fango a 7 anni, magari ci muore. Ma no, non sono qua a discutere che hai preso il diamante perché ami tua moglie, non è quello il punto, non è quello il punto, ma bisogna riflettere su queste cose. Per arrivare a quale ragionamento? Ecco qual è il mio ragionamento, che non ho potuto fare con quella persona, non posso fare, ma il mio ragionamento è, non si possono più fare le guerre come un tempo, perché ormai gli armamenti sono diventati allucinanti.
ecco un punto di incontro tra i mondi spirituali e gli alieni. Cioè, se tu leggi Steiner, capisci che delle gerarchie hanno fatto sì che la guerra fredda si fosse un po' davvero freddata perché erano pronti a partire testate atomiche. Se tu ti occupi di UFO e di ufologia, comunque del fenomeno alieno, viene detta la stessa cosa. E questo è un punto di grande riflessione comunque. Ma al di là di qua, al di là del fatto, abbiamo rischiato. Quindi qual è la questione? Che se prima le guerre servivano a muovere capitali, a rischiavizzare una parte di popolazione, a tirar giù e ricostruire, a uccidere e ripartire, eredità, questioni, cioè adesso questo discorso, tra l'altro siamo diventati veramente, no? Siamo quasi 8 miliardi. Non puoi più fare una roba del genere perché sono tutti col bottone, no? Con la classica chiave, pronti a far partire i missili. Qua che cosa vuol dire? Che se scatta una guerra domani. Tra l'altro, l'unico a cui sono andati a rompere le palle, voglio dire, a c'ha le armi di distruzione di massa, poi non si è trovato niente. Chi era Saddam Hussein? Adesso non mi ricordo, scusatemi, sono ignorante. Però tralasciamo anche questi discorsi. Sono sempre un complottista, eh. A mente aperta, votato al bene, non violento. Però lo vogliamo fare un po' questo ragionamento insieme. Poi magari, ripeto, se per te sono matto, dico cazzate, e questo non c'entra con la scienza occulta, quindi con l'antroposofia. Però voglio spiegarvi anche che cosa, un pochino cerco di arrivare. La questione è magari il vaccino e le persone spirituali che non sono tanto legate, secondo l'antroposofia, all'utilizzo del vaccino. Vi spiego anche il perché e lì poi mi daranno fuoco, ma continuiamo questo ragionamento. Che cosa succede secondo me? Che i grandi meccanismi della vita che utilizzavano la guerra non si possono attuare. Ora, io da anni mi interesso a certe questioni, da anni continuo a pensare che ci sia un modo di pilotare determinate questioni per creare pretesti, per avere il panico sociale e quindi riuscire a attingere alle tasche di tutti e portare, perpetrare questa poi intenzione di questi malati, secondo me, di proteggere l'essere umano, di proteggere il proprio paese a discapito degli altri. C'è sempre questa corsa folle, quindi se prima c'era il sacerdote pazzo, adesso arriviamo a che cosa? Stiamo arrivando alle... io così la vedo, eh. Alle armi biologiche. Perché con i passi avanti fatti si possono creare questioni ben... Cioè, e poi vogliamo mettere i costi. Una volta che io ho un virus, ok? Non sto dicendo che il Covid sia questo, o meglio, non lo dico io, lo dicono altre persone, ma non voglio andare dietro a questo. Tu dirai, beh, lo dicono semplicemente dei complottisti. L'ha detto Montagnier ha vinto un premio Nobel e te lo ha detto che è bioingegnerizzato. Poi tutti mi mandano il video di quello che suona il piano e dice che Mazzucco è un pazzo di qua, non sa di cosa parla, ma oh, ma il fatto che derivi dal pipistrello non significa che non sia stato bioingegnerizzato da campioni e da lavori fatti. Da estrazioni, no? Cioè, però tralasciamo questo. O meglio, non lo tralasciamo perché fa parte un po' delle questioni a cui voglio arrivare. Cioè, io mi metto un po' contro questo perché secondo me si sta arrivando a questa dimensione qua. Si vuole semplicemente far crollare la microeconomia, la micro e la media economia. Volutamente, con la leva del vaccino che in questo modo garantisce un'entrata fissa perché poi ci sarà il vaccino, c'è la variante, poi c'è il nuovo vaccino, intanto c'è il controllo, che non è, non vado in fantascienza, eh? E che magari vogliono fare anche, tra virgolette, per il nostro bene,
a sentir loro, perché di fatto siamo sul Titanic da anni, stiamo affondando, siamo 8 miliardi, arriveremo, secondo me, entro 50 anni arriveremo a essere 9, 10, ok? Quindi stiamo affondando, devono inventarsi qualcosa. Quindi non sto neanche dicendo che forse non ce lo meritiamo. Però, ecco, io sono che mi devi dire la verità. Non devi metterti lì, secondo me non devi fabbricare questione, cose. Ma adesso è così, cioè sono anni che stanno investendo sulla ricerca per armi biologiche. E vi posso dire che c'è anche un giornalista che ha scritto un libro, mi sembra che si chiami Fracassi, che parla proprio di questo e ti sta dicendo che Wuhan aveva un laboratorio gemello in America, che già in America c'erano state delle questioni, che l'America sta aprendo un sacco di, ha aperto un sacco di questi laboratori che ogni tanto hanno qualcosa che scappa, perché è difficile anche tenerli sempre safety, no, questi laboratori, perché devi cambiare sempre i filtri, poi le cose vanno nell'acqua, a volte magari potrebbe essere anche voluta per testare qualcosa. Sta riempiendo un po' il territorio, c'è sempre questa cosa tra Cina, cioè America, Russia, e c'era questa collaborazione un po' con la Cina, sembrerebbe a capo ci sia questo Fauci, quindi fa anche ridere che qualche giorno fa sia arrivato a dire adesso indagheremo perché la cosa di Wuhan ci sembra ma probabilmente lui, non so, mi sembra quello che scorregge e poi dice chi è che l'ha fatta, no? Ecco, siamo a questo meccanismo qua. Ora, magari sono tutte cavolate. Ciò non toglie che analizzo i dati, analizzo le questioni, io non ho paura, sono pronto a rispettare quello che devo rispettare. Se per viaggiare dovrò fare il tampone, metterò da parte col salvadanaio i soldini e farò il tampone, tanto non viaggio spesso. Se devo mettere la mascherina per entrare nei locali, entrerò molto meno nei locali o starò nei locali all'aperto alla giusta distanza. E se dovrò subire un TSO perché sarà obbligatorio, sarà la morte del tuo diritto, perché io penso che non bisogna neanche vivere nel panico, però. Ok? Cioè, tutti mi parlano del vaccino e mi dicono «Ah, perché il vaccino? Guarda che non stiamo morendo a masse». E infatti le persone che conosco si vaccinano perché vogliono avere la libertà di spostarsi, di fare. Mio padre vuol tornare a farsi i mercatini, altri proprio, no, camper, viaggiare, andare. Ma a me non fa paura niente di questo, non ho nessuna necessità. O magari arriveranno e mi diranno, ti sigilliamo la porta, ti arriverà semplicemente la pizza che ti ordinerai e non uscirai più di casa. Perché? Perché io non riesco poi a arrivare, ecco, partendo dall'inizio, al discorso degli altri che no, allora ti devi armare, devi combattere. No. Allora, ragazzi, questo per me è un punto fondamentale. La vita è sacra, la vita soprattutto dell'essere umano. Ora, non sto dicendo che non ci siano cani che meritano più di essere umani, anzi, ma ecco, poi nel concetto dell'antroposofia si arriva proprio a comprendere che la vita umana ospita un io e quindi c'è un'interazione, quindi per me la vita umana è sacra. Non sto dicendo che magari non arriverei a uccidere per legittima difesa, per difendere qualcuno, in preda a una rabbia furiosa, o se mi buttassero in una guerra folle. Ma dovendo scegliere, ecco, io non mi sento di mettermi lì e dico sempre la stessa questione, cioè se fossi stato, se tornerà mai questo nazismo sotto altra forma, e verrò minacciato, sparami, io non sono pronto. Ma se in modo ancora più vile dovessi puntare l'arma su qualcuno che ami, ecco quali sono i miei dilemmi da folle, perché
nella comprensione dell'amore che abbiamo limitato al nostro bisogno, alla nostra necessità, se uno ti dicesse, che ne so, o spari a quel bambino o uccido tuo figlio, che faresti? Vabbè, sono domande pesanti, estreme, fortunatamente non viviamo in quel periodo. Voglio arrivare ancora di nuovo a quel concetto che vi dicevo, perché Steiner sostiene che le persone con una spiccata spiritualità non accettano tanto il vaccino e lo fa riferito alla polio. E voglio subito dire che l'antroposofia non sta dicendo che la medicina è sbagliata e non sta dicendo che non bisogna vaccinarsi, anzi, sta dicendo che invece è, se necessario, di vitale importanza, quindi caso poliomielite, lo puoi fare perché nell'evoluzione ci sta tutto questo. È un discorso karmico, è che nel concetto di spiritualità, ripeto, poi lo vedremo magari nel dettaglio con delle letture. Vi ho spiegato che abbiamo un corpo fisico, il progetto è dato dal corpo eterico, quindi se tu esisti sei l'insieme dei minerali che esiste in questo pianeta fisico, ma è tenuto su da una struttura, il file di progetto, il corpo eterico, però prende poi la sua essenza dal corpo astrale. Questo sta dicendo l'antroposofia e sta dicendo che il tuo io, quando si rincarna in base a Kamaloka, abbiamo visto quello che hai passato e le tue esperienze, la data in cui devi tornare, il popolo a cui devi appartenere, la famiglia addirittura, no? Quindi poi parleremo anche meglio del karma, ma ecco, tu attraverso, quando tu ricomponi il tuo corpo astrale, eterico, fisico, in base al karma semplicemente tu hai dei pegni. Quindi se sei stato molto egoista si manifesta in te un'attitudine o un qualcosa che va a permeare il contatto di questi corpi e quindi crea un'imperfezione nel file progetto. Ok? È chiaro che se non credi a queste cose mi dici vaffanculo, perché? Perché magari, che ne so, hai una deformazione e non hai mai accettato questa cosa e io, credimi, mi piange il cuore, io avrei voluto staccarmi i braccia per darle a chi non le aveva. Però se attraversi questi temi e abbracci questi concetti perché ti risuonano, beh, ecco, non è tutto qui. Non è solo questo. Lo so che non è facile. Però limitiamoci adesso, perché non voglio entrare nel karma, nelle incarnazioni, voglio solo dire che diciamo che una parte soprattutto magari dipendeva da robe nel passato, ma alcune anime, secondo questi concetti, arrivano qui con un destino più o meno delineato, da giocarsi col libero arbitrio per mettersi in certe condizioni e fare certe esperienze. E il fatto che quindi la medicina intervenga spesso dal di fuori, quindi facciamo un'ipotesi, mettiamo che karmicamente doveva venire un'influenza, mettiamo, perché quelle anime in quel momento dovevano fare quell'esperienza, perché avrebbe poi aperto diverse porte della propria coscienza per prendere atto, per evolvere, perché ripeto, qua stiamo parlando di gente che ti dice che non sei qua una sola volta, stop. Sei una specie di larva del cosmo che continua a reincarnarsi, non per un meccanismo perverso, ma perché ogni volta tu puoi apportare un cambiamento e poi c'è un passaggio di livello, ok? Ora, se non hai minimamente
la mente aperta per anche solo dibattere su questa questione, io lo capisco che sei incazzato nero e che vuoi dar fuoco a tutto, a ogni libro che dice queste cose, e credi e continui a credere assolutamente nella ricerca. E infatti, ripeto, che poi Steiner non accusa queste cose, sta dicendo che è giusto che poi ci sia questa ricerca, e sta dicendo che tanto poi il karma, che non si manifesta più in quel modo, troverà lo stesso modo di manifestarsi. Quindi, questo poi va anche un po' nell'astrologia, va anche in altri concetti, cioè quando tu sai un po', c'è quella canzone, mi viene in mente quella canzone di Vecchioni, no? Quella ridere, ridere, ridere ancora, mi sembra, che lui vede la morte, cerca di sfuggire, un po' la Final Destination, però se ti poni delle... Allora, se ti vivi la tua vita e sei tranquillo e accetti, e quando muori c'è quella malattia, c'è quella cosa, nasci così, in ogni caso, se non l'accetti e vuoi odiare, io lo comprendo, perché probabilmente non so se sarei stato così forte, come tante persone che ho conosciuto veramente in difficoltà rispetto a me, anime veramente superiori, no? Tipo, vabbè, Claudio, il mio grande amico, lui sa, ma... Però la libertà poi di tutto questo è avere una visione più ampia. E perché c'è una visione più ampia? Perché se io avessi detto a qualcuno 2000 anni fa, tu sei abitante di Arco d'Augusto, vivi vicino all'Arco d'Augusto, lui, ok, conosceva quel territorio, forse aveva preso un cavallo, era andato forse, che ne so, fino in Piemonte, ne so. Però se gli avessi detto, tu sei cittadino italiano, beh, chiaramente, passatemi il paragone, ma voglio dire, ok, adesso, mettiamo adesso, vado da uno e dico, tu dove vivi? Aosta, ok. E Aosta dov'è? In Valle d'Aosta, giusto? Ma la Valle d'Aosta dov'è? È in Italia. Quindi tu sei aostano, valdostano, e sei italiano. E l'Italia dov'è? È in Europa, quindi sei europeo. E l'Europa dov'è? È nel vecchio continente, che... Ok, nel vecchio continente. E il vecchio continente dov'è? È nel mondo. Ma il mondo? Il mondo dov'è? Ma tu lo sai che stai girando su una palla in mezzo a meccanismi? Tu lo sai che una parte di te appartiene a un'altra dimensione? Beh, io non lo so, lo sento, onestamente. Ma c'è mai qualcuno? Questa è una frase che mi ha detto Maurizio. Io una volta dissi, per una preintuizione, prima di interessarmi a queste cose, con un colloquio avuto, con un dialogo avuto, una telefonata avuta con questo personaggio, perché ho scritto il libro, poi ho visto che lui parlava di Gurdjieff, tornando abbattiato, e poi l'ho ricercato, gli ho detto devo parlarti, e poi abbiamo parlato, poi sono andato a trovarli, mi ha sparato 600.000 concetti, mi si è aperta la testa, poi ho ritrovato dalle strutture che avevo altre strutture. Lui non mi aveva parlato dell'antroposofia, mi aveva parlato di concetti molto vicini, quindi non sto neanche dicendo che questa sia l'assoluta certezza, verità, fine. Al momento a cui io arrivo, ci arrivo in punta di piedi, un equilibrio incredibile. Ma comunque, ragionando anche sull'astrologia, cosa di cui magari potremmo anche un po' parlare,
che anche qui, se nessuno ci crede, vabbè, sei un cretino che legge l'oroscopo e prendi e apri quello della Gazzetta, no? Oggi trombi, domani trombi, dopodomani trombi. Ma c'è un lavoro serissimo dietro l'astrologia, anche se poi magari si differenzia. Sentivo ultimamente Leonetti che parlava, si differenzia l'astrologia. A un certo punto prende anche una piega diversa, da che c'è la concezione del Dio che appartiene proprio da, è al di fuori dalla costellazione dello zodiaco. Quindi, vabbè, parliamo di altri concetti. Ma la formazione del carattere, eccetera, eccetera, se si guardano. Se uno si fa fare un tema natale da chi è davvero capace, coi dati giusti, beh, secondo me è difficile che non ci prenda più che abbastanza con la personalità. Non ti sta facendo l'oracolo, non ti sta dicendo che dopodomani succede quello e. Ti sta dicendo come è delineato il tuo carattere e le difficoltà che con le influenze ci saranno. È chiaro che se uno non crede, non crede. È anche vero che non è che perché gli astri si mettono così, uno allora si chiude in casa e basta. Noi siamo anche qui a cercare di combattere, o meglio, di contrapporci a queste forze proprio per fare un lavoro. Però quello che intendo è che se tu sei di Aosta, della Valle d'Aosta, e sei italiano, e sei europeo, del continente, nel mondo, sei anche nel cosmo. E quindi il concetto iniziale di questo mio avvicinamento a tutto questo è che avevo questa sensazione che la vita, la Terra fosse come un grosso utero, sempre, no? Raggiunto poi nel momento esatto da un'energia che arriva e veste una vita fisica. Perché? Perché, proprio questo è il concetto, Steiner continua a dire che è l'io che è avvolto nel corpo astrale, attraverso il corpo eterico, che mette le sue radici nel fisico, che brama delle esperienze che solo la materia può dare. Siamo qui in questa fase di evoluzione, quindi questo è. Tra l'altro, adesso è un'ora e mezza, mi avvio un po' alla chiusura di questo video. Non, ecco, poi sto cercando e sto leggendo, in futuro farò questo lavoro sulla genesi, dell'antroposofia, quindi. Sono partito a parlarvi di concetti di corpo eterico, corpo astrale, io. E poi mi sono tuffato nella storia più remota a cui la figura di Steiner è riuscita ad arrivare nella sua osservazione chiaroveggente. So che a molti sembra sempre che io parli tipo di Ron Hubbard, delle questioni, però. Ci dà quella sensazione lì, ma c'è un rispetto sempre per la vita, per le persone, per le questioni, non chiede mai niente, non c'è, non ti viene mai chiesto un soldo, non ti viene detto di. Non è che, io mi ricordo che Scientology veniva a arruolarti, quindi cerchiamo un po' di dare anche a Rudolf ciò che è di Rudolf. Però la cosa interessante del meccanismo è che ogni era ha avuto una formazione di una parte corporale che noi abbiamo. Ciò vuol dire che sono state affrontate diverse ere, io ve lo abbozzo. Proprio ve lo abbozzo senza stare, ma penso che poi leggeremo qualcosa. E può capitare, ragazzi, che io sbagli qualcosa perché poi lo comprendo due capitoli dopo o in un altro libro, poi mi becco un'altra conferenza di quelle mega pesanti, ma bellissime di Leonetti. Comunque, se avete
voglia di buttarvi su quella ricerca, cercate Francesco Leonetti, Libreria Esoterica Cavour, comunque Francesco Leonetti, Antroposofia, lì c'è una serie, una schiera di conferenze, ma partite dalla prima, altrimenti diventa veramente difficilissimo. Però qual è la sostanza? Diciamo che con l'esperienza di osservazione chiaroveggente che Steiner può aver avuto, è riuscito ad arrivare all'epoca chiamata di Saturno. Quindi non solo entriamo poi in una concezione di reincarnazione, ma stiamo parlando di reincarnazione dello stesso pianeta. Ora, riesce difficile a comprendere perché noi immaginiamo i pianeti solidi, ma la questione è se sei cittadino di fino al cosmo, allora nel cosmo quando nasce la vita, quando nasce una stella, quando nasce un sistema solare, come nasce, eccetera, eccetera, poi i fisici vi diranno tutto quello che volete, io non metto in discussione, quindi ci può essere qualcosa, ma lui ne parla come di un'azione di entità che arrivano pure da X, quindi mondo spirituale, e cominciano a lavorare alla formazione di un pianeta. Questo pianeta è Saturno e non ha una conformazione fisica. Lì si abita una dimensione che è una sensazione di calore che è tipo il calore che si può provare quando abbiamo una forte passione interiore. Vogliamo dirla amore? Quindi non c'è neanche un elemento, è qualcosa che sta ancora prima. E lì viene formato il primo corpo fisico, quindi c'era già una cosa che io non avevo capito, perché pensavo che lì si formasse prima l'io, poi nella seconda reincarnazione, nella seconda era, si formasse il corpo astrale, poi no, 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 no. Quindi noi abbiamo, secondo l'antroposofia, abbiamo la formazione fisica che è la più evoluta. Quindi è nato prima il corpo fisico, che era semplicemente un modo di rispecchiarsi, eravamo come in stato totalmente incosciente. Ecco perché poi vi ho parlato di sonno e morte e si arriva a quelle questioni, perché sono legate. Perché è nato prima il corpo fisico, all'era di Saturno, poi eoni, quello che volete, scompare, riappare. E si arriva all'epoca detta solare. E quindi comincia a cambiare l'atmosfera. Se non ricordo male, si inserisce l'elemento aereo. Quindi cominciano dei flussi di aria. Teoricamente, da lì quindi si forma in parte il corpo eterico e il corpo fisico comincia a diventare evoluto, è 2.0. E poi succedono sempre dei fenomeni, quindi Saturno riappare come sole, come un Saturno rinnovato, reincarnato. Questo Saturno ha un'atmosfera diversa perché sono passati eoni, c'è stato un lavoro da parte di entità, chiamiamole spirituali da una parte, se vogliamo essere, secondo me, alieni. E queste entità immettono in quell'atmosfera, intanto anche loro salgono mano a mano di grado, e si ha una scissione, cioè c'è la prima scissione tra il Sole e si forma un altro Saturno. Poi si arriva al terzo stadio, che è quello della Luna, in cui oltre al Sole, Saturno si distacca anche la Luna per tante questioni diverse, e sulla Luna entra l'elemento acqua,
più o meno si può parlare di acqua. Ma non stiamo ancora parlando di un corpo fisico, non stiamo ancora parlando di un pianeta fisico, stiamo parlando di osservazione chiaroveggente, come di un, mettiamo, un megatrip cosmico fatto da una delle più grandi, secondo me, testimonianze occulte del mondo. Quindi, che cosa appare quindi? Che il corpo fisico è ora alla quarta reincarnazione. E quindi prende l'elemento minerale di cui fa parte tutta la nostra esistenza, e noi abbiamo una corporeità che si è sviluppata, poi vedremo, no? Si è sviluppata chiaramente oltre a tutta la storia che noi conosciamo fisica di quest'era, ma c'erano prima altre ere, e in quelle altre ere si sono formate mano a mano tutte le altre parti, ok? Il corpo eterico, il corpo astrale, l'io. Quindi l'io è il più giovane, poi c'è l'astrale, poi c'è l'eterico e il corpo fisico, ok? Quindi l'io è stato ed è arrivato qui in questa dimensione fisica come da programma per una volontà, e è molto più giovane rispetto a tutte le esperienze che tu puoi aver fatto. E l'io è umano, ok? L'io è umano nel senso che, se si arriva poi a fare un paragone tra noi e gli animali, escluso chiaramente la scimmia per altri motivi che adesso non stiamo qua a spiegare, ma ecco perché poi nel darwinismo c'è anche questo concetto. Siamo molto simili alla scimmia, la scimmia può anche ridere o forse può anche piangere, però non sono tante le specie animali, voglio dire, che riescono a ridere, a piangere. Cioè, io ho visto anche il cagnetto di mia mamma quando è morta sua mamma, cioè, rimane lì, è interdetto, sta comprendendo quello che succede, ma non ha una forza così espressiva. E non vuol dire che un giorno non lo avranno, perché qua adesso andiamo proprio nel fuori. Ma noi siamo quindi nel quarto capitolo di un'era reincarnata in cui raggiungiamo una fisicità progettuale voluta da entità, mettete voi, se ipertecnologiche o mega avanzate spiritualmente, ma sei parte del cosmo. E a meno che non abbiamo l'egoismo di essere gli unici, o di essere sempre stati gli unici, o che saremo solo gli unici, vuol dire che nasceranno questi sistemi, si svilupperanno, troveranno un modo di interagire, ci saranno altre, cioè la scienza nello scientismo ha la strafottenza ogni volta di dire questo è vero ed è unico ed è solo così perché lo riesco a capire. Ma quanto ci hai messo a capire che poi l'amianto non faceva bene? Quanto ci hai messo a capire che la plastica poi non te la levavi più dalle palle e te la ritrovi nel sale? Quanto ci hai messo a capire che forse fondere, creare la centrale nucleare, ecco, non è stata la miglior mossa al mondo, compresa la bomba atomica per me? Perché vedete, lì c'è poi l'animo umano che è troppo giovane, che ha scoperto, poi si è distaccato a una certa epoca, e arriveremo magari a capire anche queste cose per come ci vengono proposte, a ragionarci, ma è veramente troppo fresco rispetto a tutta la saggezza che deve maturare. Cioè noi dobbiamo evolvere, migliaia di anni? Poi si chiuderà questa era fisica, ci sarà una quinta, ma nella quinta, teoricamente, da quello che io posso comprendere, è come un rimbalzo, non ci sarà più un corpo fisico, torneremo nella solidità di un corpo eterico. Sono concetti un po' difficili, dopo torneremo al concetto del corpo astrale. E tu mi dirai, la settima? E la settima è come le note, è come il Do. Ecco perché il numero 7. Saturno, Sole, Luna, Terra,
io sono 4, Giove, Venere, Saturno è il Do in una scala più alta. Quando sentite sempre dire l'ottava più alta, dobbiamo raggiungere l'ottava più alta, è questo. Cioè, in teoria non siamo neanche nati ancora davvero per le nostre capacità. Se poi, per darvi una solo una buttata anche di questo, io non è che faccio outing, per me Cristo è un grande. Cioè, il personaggio di Cristo mi ha sempre gasato, anche quando ero il più fricchettone e fuori di testa, ma aveva una bontà quel personaggio. Poi lasciamo perdere quanto creato, quanto contorto nel suo modo utilizzato, magari ranguerriero, come diceva Biglino, non mi frega, non è quello il concetto. Comunque, secondo la scienza occulta, vi racconto questa cosa per farvi comprendere. Come dire, vi ho detto che vi avrei parlato anche di un altro libro e spero di farlo presto. È che veramente adesso che sto leggendo questa roba della Genesi, ragazzi, sono tipo 100 pagine, 80 pagine, solo così. Ma pagine, ragazzi, un peso specifico, cioè mi si smonta la testa a cercare di capire tutti i meccanismi. Mi sto rileggendo, leggo 3 pagine, poi ne leggo 3, poi torno indietro di 5, poi ne leggo 2, poi torno indietro di 1, cioè è massacrante. Però un po' alla volta, ecco, riesco a mettere un po' a fuoco, perché lo devo a questo, lo devo anche per capire bene qual è il suo meccanismo interno, opinabile, quanto volete. Però si sostiene un po' questo, da quello che io ho compreso, che ad ogni evoluzione, ad ogni era, poi, ecco qua, il giudizio universale reale, quando io vi ho detto il Kamaloka, il giudizio universale, no, quello è il tuo giudizio, che sarà fondamentale per comprendere quanto sei pronto o non pronto a, diciamo, salire il tuo livello spirituale, eccetera, eccetera, però poi per la tua reincarnazione. Ma a ogni volta che c'è una reincarnazione planetaria, ogni volta che torna un pianeta in evoluzione e quindi si cambia la regola, no, del meccanismo, abbiamo detto prima c'è un po' di calore, poi c'è aria, poi c'è liquido, poi c'è il minerale, ogni volta che si cambia c'è qualcuno che non è pronto. E allora che cosa succede? Succede la mitosi, succede che si stacca questa cosa. Perché? Perché non, chi è retrogrado non può rimanere in quella dimensione ed evolvere. Si crea un meccanismo per cui puoi evolvere, no? Si crea una copia di come era prima, di modo che qualcuno rimanga lì a evolvere, che poi abbiano influenze che vanno da un pianeta all'altro, quindi ogni cosa che poi nella sua evoluzione si stacca ha una sua formazione, ha una sua motivazione. E quindi cosa è successo, diciamo, poi arrivando lo tocco proprio appena questo argomento, che sono veramente tanti, ma io poi vi invito davvero neanche a seguire me. Prendetevi libri, cercate Leonetti, io poi spazierò anche in altri campi, in altre questioni, però è importante partire un po' da questo per me, perché la congiunzione tra le sensazioni che ho sempre avuto, la spiritualità concettuale, ma anche sembra piuttosto raggiungibile con tanto lavoro, impegno, serenità, per qualche grado, e la scienza che continua a spiegare il come ma non il perché. Quindi finisco questo discorso, quindi diciamo che poi c'è un'epoca in cui noi, ecco, che noi, tu parli di Lucifero, perché è Lucifero, ecco, Steiner ti dice guarda, è Lucifero, è semplicemente qualcuno, un'entità che ha dato la volontà dell'io per strapparla dal suo corso normale delle gerarchie. Cioè
in tutte le incarnazioni che vi ho detto del pianeta, prima di questa fase in cui l'io è stato immesso davvero, e allora dall'animale ci siamo staccati e abbiamo cominciato ad avere la coscienza indipendente, quindi no? Cogito ergo sum, io ci sono, esisto, con tutti, con tutti gli... che delle volte dici non ce la faccio più, non, ma perché non posso essere come Colombo? Ecco, ma perché quelli hanno un'anima di gruppo. Gli animali hanno, teoricamente, dico, stando, hanno un'anima di gruppo. E tu invece adesso hai un tuo io, senziente, la tua anima è legata a tutto, a un tuo meccanismo, sei tu, ma c'è, occhio, una diversa densità in base ai corpi che tu hai e ai pezzi che tu hai, perché poi affronteremo anche le altre evoluzioni, e quindi hai già questi germi in te che si matureranno per portarti nelle incarnazioni future di questa era. Ma di questo pianeta che era il vecchio vulcano, che è diventato il Sole, la Luna, che è ora la Terra, che poi diventerà Giove, Venere, quello che volete. Però, no, quello che dice, no, quello che volete. Però c'è una parte più alta di te. Questa è sempre una cosa, anche quando sentivo parlare di alieni, sentivo, ah, quello diceva che il tizio era di quinta densità. Allora, mettiamo che anche lì sono un fracco di stronzate, ma comunque sono prese sempre dalle stesse questioni, se sono stronzate. Io no, non lo so se sono stronzate, secondo me chiaramente c'è qualcosa di vero, ma di sicuro c'è qualcosa di vero, è ovvio anche che non possiamo essere gli unici, e secondo me però è anche ovvio che è un po' manipolato, infatti non mi fido troppo del perché, sono 70 anni che noi continuiamo a dire diteci la verità e adesso ce lo sparano così. Ma voi li avete visti i servizi TG, cioè avete visto Obama che ne ha parlato, avete visto quelli della difesa che ti stanno dicendo, della Marina che ha filmato gli UFO, poi arrivano i debunkers, no, perché tutte cazzate, e voglielo dire a questi che sono militari. Lì, ecco, gattacicova, nel senso, la cosa mi puzza un po'. Sono 70 anni che lo vuoi nascondere, a un certo punto lo tiri fuori in questo momento e mi fai passare come minaccia questa cosa. Ora, ed ero lì che ero un po' in disaccordo io con Omega Click, con tutto il rispetto che ho, e anzi andate a vedere perché lui è veramente fenomenale, fa un lavoro encomiabile di va a trovare documenti, li spulcia, ti mette proprio sotto gli occhi il lavoro nascosto fatto dai governi su queste questioni, perché non è che sia solo io il pazzo che cerca di comprendere il paranormale o no. Ma è sempre stato fatto con una finalità sempre militare, sempre di controllo, sempre di predominio, e quindi io penso che quella mentalità, quelle persone non la possono abbandonare. Quindi non so se lo fanno volutamente per accedere poi in futuro ai fondi per riuscire a sviluppare altre armi, altre questioni. Non so se poi è realmente, secondo me, come un po' la pensa magari Omega Click adesso, non lo so, ma cominciamo a affacciarci e c'è proprio guerre stellari qua fuori? È possibile. Male bene, ma guardate che anche l'antroposofia, allora se vai nei Purana eccetera, sai di guerre stellari. Guardate, c'è poi uno, mi porterò il nome di un altro personaggio che è un professore che studia queste cose, continua a dire che ci sono state, un sacco dalla lettura, no? Un sacco di guerre proprio nei cieli. Ma lo stesso Steiner lo dice, è lì che quando tu hai la triangolazione, no, di scritture talmente vecchie, di continenti diversi, di questioni diverse culturalmente, ma poi ritorna un po' tutto, quindi che delle entità si siano scontrate. Ora, forse noi siamo nell'era fisica e la vogliamo vedere fisica. Mettiamolo così, io un disco ancora non l'ho mai visto, forse lo hanno fotografato e forse è reale, e forse arriva da un'altra vita più evoluta rispetto alla nostra, quindi non so se sarà semplicemente un'evoluzione tecnologica data, ecco, non so se noi avremo la tecnologia, immagino di sì, tra 3.000 anni per essere noi un po' gli alieni evoluti e magari andare veramente a visitare, che ne so,
fai un viaggio e vedi qualcuno che è tipo periodo del Medioevo, gli voli sopra e quello dice: guarda, c'è la Madonna. Cioè, può essere, no? Però a mente aperta può essere tutto. Ma rimanendo in quello che viene detto poi, e tornando sempre alla questione, dicevo, Lucifero è una di queste entità che è rimasta retrograda, ma che è riuscita a dare la forza di indipendenza all'uomo, quindi l'ha un po' strappato dal cordone ombelicale che vedeva l'uomo legato come un'entità di gruppo alle forze spirituali ben percepibili dall'uomo di un tempo, quindi l'uomo si parla di probabilmente civiltà antidiluviane, stiamo parlando di Atlantide, stiamo parlando, no? Lemuria, eccetera, eccetera, Lemuria, poi Atlantide, i Greci, gli Egiziani, quello che... Però prima l'uomo era un po' come un ominide. Secondo me, con certi poteri di interazione proprio, ma che erano dati di default e che lo legavano a una specie di coscienza di gruppo, di anima di gruppo, non c'era un io. Quello pigliava, sollevava le pietre, avete presente quei muri che fanno, insomma, quello pigliava, sollevava le pietre, faceva tutto quello che doveva fare, interagiva, non diceva magari una parola. Si muoveva come un grosso animale pieno di potenza, di pieno sviluppo. Ma ci è voluto tutto un meccanismo per poi portare l'essere umano al suo io, alla sua indipendenza. E l'essere umano poi nella sua indipendenza, adesso io sto leggendo tutta questa parte della nostra era, ho letto quello di Saturno, il Sole, della Luna, sono anche estenuanti, e adesso questa è la più lunga, quindi vi darò informazioni, però finisco questo concetto e chiudiamo che siamo a 2 ore. Lucifero è questa entità che è riuscita a dare la forza di rivoluzionare, cioè di rivoltarsi dell'uomo creato alle divinità come da contratto, perché diciamo che le gerarchie ancora più alte, le spiritualità ancora più alte, ora loro magari dicono la Trinità è quello che volete, noi possiamo parlare sempre anche di che ne so, però ognuno fa il suo lavoro. E non ti lascia andare perché sta facendo bene il suo lavoro, quindi bisogna creare il contrasto per rompere quel lavoro e dare l'indipendenza dell'io all'essere umano. Perché? Perché solo con questo distacco, e questo è tutto il concetto, l'uomo prende coscienza di sé singolarmente, in lui va a immettersi l'io, quindi lo differenzia dall'animale, comincia a comprendere se stesso. E poi torna su per tornare in modo parallelo alla discesa, quindi rivestendo di nuovo diversi gradi di evoluzione in piena coscienza. E che cosa voglio dire? Se stiamo parlando di una prossima reincarnazione di questo pianeta, mettiamo che finisce la Terra, no? Noi immaginiamo sempre l'asteroide o moriamo tutti, ma mettiamo che invece vada così, che a un certo punto finisce il suo percorso e noi neanche ci accorgiamo, ci troviamo in una dimensione che non sappiamo, siamo quanticamente trasportati e come ibernati in qualche modo e poi riprendiamo, c'è un'altra serie di preparazioni per riportare, diciamo, cercare di riportare noi stessi nel nostro futuro nuovo corpo e iniziare un'altra evoluzione. Vabbè, adesso mi sto perdendo, ma no, non mi sto perdendo, però che cosa voglio arrivare a dire? Quando vi parlavo del Cristo che mi fa
non l'avevo mai vista sotto questa chiave, l'ho scoperto adesso, che quando dice il Cristo risorto, no? Si dice che Cristo non sia mai incarnato, sia stata un'anima purissima venuta qua. Perché? Perché allora Lucifero ci ha dato l'indipendenza, con l'indipendenza noi abbiamo sviluppato l'ego, ma abbiamo sviluppato tante cose bellissime, quindi grazie a Lucifero abbiamo abbiamo anche l'arte, abbiamo anche la passione, abbiamo tante cose e poi anche tante cose oscure che si legano, no? Se no saremmo esseri piuttosto piatti, quindi questo sta. Ma questo poi ha fatto sì che karmicamente cominciassero quindi le reincarnazioni con tutti i difetti dovuti a tutte queste passioni sfrenate, però mal spese, tutte queste lotte che voi potete, omicidi per amore, lussuria oltremodo, magari violenta, imposta, che ne so, ecco, che non è il bel sesso, il godere del bel sesso. Quindi tutti questi atteggiamenti nella reincarnazione, e si era arrivati a un punto in cui l'essere umano era condannato a un'evoluzione, insomma, secondo i piani era fuori binario. Quindi viene vista la mandata di questo, di questa entità pura che prende corpo per la prima volta qui, ed essendo puro, non avendo imperfezioni tra i suoi vari corpi, perché non si è mai incarnato, quindi arriva direttamente qui, vive e bagna col suo sangue questa dimensione, questa epoca, questa epoca minerale, intendo, no? Questo, e quando muore e lui risorge, non è lui fisicamente, ma è il suo corpo eterico che nella sua perfezione ricostruisce esattamente con la sua volontà il corpo fisico. Ora ve la dico così, arriveremo a parlare magari di queste cose leggendo poi tratti di quel libro, ma nel libro di Yogananda, Paramahansa Yogananda, autobiografia di uno yogi, di uno yogi, chiamatelo come volete, e come è giusto, ma non lo so io, ecco, lui racconta questa storia sua, per me è molto bella, toccante, e a un certo punto parla di del suo maestro che è morto, e dopo che lo ha seppellito e passano dei giorni, il suo maestro gli riappare, lui lo vede e lo tocca, e lui è reale e non è che si è fatto di acido. Vuol dire semplicemente che cosa? E tra l'altro il suo maestro gli dice: adesso abito in un altro pianeta e mi preparo ad aiutare altre entità, altre cose. Quindi il suo maestro, una volta purificato e quindi avendo passato quel famoso fuoco spirituale di cui si parlava, avendo passato quel meccanismo oltre il Kamaloka, essendo stato all'ultima incarnazione nella consapevolezza, si era permesso di tornare di fronte a Yogananda, che è un altro, diciamo, predestinato, e col suo corpo eterico invadere la materia e manifestarsi come tale perché ha raggiunto la perfezione. Ecco qual è il passaggio. Cioè, io adesso bando a queste cose, sono 2 ore passate e vi saluto, ma io da sempre, e anche senza leggere queste cose, ho la sensazione particolare che siamo destinati a qualcosa di meraviglioso a tempo debito, e lo siamo tutti, perché non è che chi poi rimane indietro è rimasto indietro e basta,
nell'evoluzione anche questa è una cosa, scusate, positiva antroposofia, cioè c'è sempre poi il tempo del riscatto delle questioni, ma se tu vuoi vivere, e te lo ripeto, delle tue passioni, che è quello che voglio fare anch'io, ma sfrenate e senza riguardo degli altri, fallo. Ma tanto infatti è per questo che siamo in questa merda, avete pazienza, no? Cioè è un disastro tutto. Quindi fatevi il vaccino, se volete fare il vaccino non c'è nessun problema, io ho tutto rispetto, può essere che mi sbagli, io spero di sbagliarmi su queste cose. Però non posso essere altri che me stesso, con tutti i miei difetti, io vi chiedo scusa, ma la cosa inquietante poi quando dicevo del vaccino è che i miei si sono vaccinati, la mia famiglia, tutti si sono vaccinati e adesso spingono per farmi vaccinare. Ma la cosa che mi fa ridere è che sono a cena dai miei genitori e allora mio fratello mi chiede: ma non ti fai vaccinare? Dico io no. Ma come fai? Ma non voglio. Ma sei un rischio per gli altri. E io dico: ma perché? Ma perché se... Allora, poi c'è da discutere sul fatto che chi è un assistente sanitario, insomma un medico, dovrebbe farlo. Non voglio entrare nel merito, ognuno la pensi come vuole, ok? Ma allora mia madre dice: ma scusa, perché io col vaccino non sono... tu te lo devi fare perché io comunque non è che col vaccino sono al sicuro, cioè magari sono schermato all'85%, ma se tu poi mi passi il... Io dico: vabbè, ma tu non sei sicura neanche così, perché se io mi faccio il vaccino e l'85% sono schermato, ma mettiamo che lo piglio e mettiamo che tu te lo pigli uguale, non hai una certezza matematica, no? È sempre... Mi viene in mente quando guardavo i ragazzi della terza C, il meccanico che aggiustava le cose gli ammazzava sempre un pezzo e lo buttava via, no? Ecco, è questo meccanismo anche qua. Oltre al fatto che non sapremo le conseguenze di questo vaccino, magari entro 5 anni, magari mi farò il vaccino tra 2 anni, quando, ecco, se avessi 70 anni ragionerei in un altro modo, penso, non lo so. Però, dove voglio arrivare con questo? Che mia madre si incazza in quel momento perché non mi voglio fare il vaccino, perché se non mi faccio il vaccino ha paura di me, ma io sono 2 mesi che tutti i giorni, negli orari del coprifuoco, vado a mangiare dai miei genitori e ci sto. E li abbraccio e li bacio, per fortuna. Ma adesso salta fuori sta pippa che se non mi faccio il vaccino, allora posso attaccargli la malattia. Cioè, non è che mi ha tenuto a distanza fino ad oggi, per fortuna, ripeto. Però se vorrà essere tranquillizzata... Poi, se sono l'unico a doversi occupare di mia madre, lei va talmente fuori di testa, io non voglio, cioè, me lo faccio per lei. Per l'amore di mia madre. E se fai le cose per amore, secondo me, e vi lascio così, tu che sei cittadino di Aosta o di dove vuoi, ma sei in Italia, ma sei in Europa, nel continente, nel cosmo, ma se tu agisci con amore, agisci saggiamente e non devi aver paura. Non aver paura.